con Rafael Hermágora, match winner della partita di questa sera, soprattutto primo marcatore del Canico 2022 con una doppietta, insomma un inizio da ricordare, Rafael. Sì, è un bel inizio, e anche perché sono tornato a Bordano dove sono sempre stato bene e i compagni si stanno impegnando, c'è tutto per fare bene quest'anno ed è facile, se giochiamo così non ci mettiamo nessuna pressione, possiamo fare delle belle cose anche avendo il mister Aurelio che è in gamba, è come un papà, ci insegna e noi dobbiamo solo ascoltarlo. Una partita che era iniziata così con abbastanza equilibrio, poi insomma è arrivato il tuo gol, l'avete sbloccata, successivamente avete fatto il 3-1 addirittura in inferiorità numerica, insomma è un bel segnale. Sì, abbiamo dimostrato di avere carattere, forse mancava gli anni scorsi, ma quest'anno con qualche innesto nuovo anche come Andrea Steccati, il portiere Daniel e gli altri, insomma abbiamo tirato fuori, come si dice in gergo, gli attributi, abbiamo tenuto a botta anche con l'uomo in meno, come hai detto tu giustamente. È soltanto la prima, ma insomma due parole ci fanno capire che ci credete. Sì, ci crediamo, perché qua c'è tutto per far bene, dalla società ai compagni, è un bel ambiente e merita dopo anni magari di qualche sconfitta di troppo, merita di tornare a vincere e a far divertire la gente di Bordano.